torna il 9 agosto nel centro storico di Fano, In Gir per Fan, uno degli eventi più attesi della Proloco che da 8 anni attira turisti e fanesi. Una manifestazione consolidata e riesce a coniugare l'enogastronomia, la cultura e l'intrattenimento. Anche quest'anno infatti la parte enogastronomica sarà di fondamentale importanza e di grande qualità con diversi punti degustazione. Presidente, quante saranno le postazioni degustazione? Allora, sono 8 postazioni naturalmente di degustazione con 4 proloco, 5 con la nostra. Praticamente abbiamo allargato, cerchiamo sempre più di individuare sul territorio, sul nostro entroterra, delle proloco che possono far degustare i loro prodotti. Novità di quest'anno sarà il miele di Monbaroccio abbinato al formaggio di Preci, mentre resteranno le prelibatezze culinarie del crostolo di Urbania, la storica polenta di San Costanzo, il classico spiedino con salsiccia nostrana, pesche di Montelabate ed infine il tartufo di Acqualagna che verrà abbinato alle tagliatelle. Ad affinare le prelibatezze del territorio sarà presente una tappa sommelier rinnovata con vini di alta qualità. L'itinerario darà la possibilità di visitare diverse location, tra cui Santa Maria Nuova, ex chiesa di San Francesco, Pinacoteca San Domenico e tanto altro ancora. Anche la musica sarà protagonista, saranno 6 quest'anno i concerti che allieteranno i partecipanti nel viaggio. Via dei Ciliegi c'è un progetto musicale, si chiama Vagaband, 9 ragazzi che suonano e cantano. In Giardini Leopardi c'è uno dei talenti del nostro territorio più brave, si chiama Sara Gambaccini con il suo duo. In Piazza Marconi c'è un progetto musicale che mette in scena lo swing dagli anni 30 agli anni 80, il gruppo si chiama Gli Stralunati e la cantante Sara Cerioni. Nei Giardini Amiani c'è Elisa Goffi, che è la vincitrice l'anno scorso del Festival Giovani per la Musica organizzato dall'Orchestra Rossini. A Borgo Cavour c'è Licia Rossiglione. Il clou dell'evento arriverà intorno alle 22.45 con il gran finale Il Nostro Canto Libero. I musicisti di Lucio Battisti si esibiranno e racconteranno aneddoti sulla vita del cantautore italiano. A ripercorrere la vita di Battisti ci saranno Gianni Dall'Aglio e Massimo Luca, accompagnati da Franco Malgioglio al basso e voce. L'invito ai telespettatori è quello di comprarsi un biglietto in prevendita, perché il rischio è, come l'anno scorso, poi di rimanere a vuoto. Significa che al momento della partenza non c'erano più biglietti in vendita, perciò è premunirsi di un biglietto. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta pare, a volte sì.